bordo. Benvenuti finalmente di nuovo in presenza ad un evento organizzato da Aeroporto Internazionale di Napoli e Salerno, da GESAC, che incontra il trade. Era questo un appuntamento ricorrente di cui spesso vi abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni, e con grande entusiasmo vi riproponiamo l'argomento così interessante, quello dell'incontro proprio tra agenti di viaggio, tour operator e compagnie aeree. Io, per presentarvi appunto questa giornata, sono in compagnia di Margherita Chiaramonte, direttore Sviluppo Network, che tanto lavoro aveva fatto prima del Covid e adesso di nuovo immette energie fresche in quella che è la crescita, speriamo esponenziale, dei voli. Sì, infatti c'è un messaggio molto positivo che lanciamo oggi, cioè che nella prossima stagione estiva torneremo al network che avevamo nel 2019. Praticamente la quasi totalità dei vettori torneranno ad operare e quindi ci sarà tutto il potenziale di ritornare a livelli di traffico paragonabili a quelli di 2 anni fa, e quindi insomma tutto questo ci fa ben sperare. Un evento che, almeno da quello che vediamo, sembra aver riscosso già molto successo. Diamo qualche numero. Sì, sono presenti oltre 20 compagnie aeree, tutte le principali che operano sullo scalo di Napoli, e un centinaio di agenti di viaggio. Sì, quindi numeri importanti. Sono in compagnia di Tina Scatola, vorrei dire decana nonostante la giovane età degli agenti di viaggio, sempre presenti agli eventi organizzati da GESAC. Questo in particolare ha un significato, insomma, rilevante. Certo, finalmente abbiamo la possibilità, fornitaci dall'aeroporto di Napoli, di incontrare nuovamente le compagnie aeree, che in questa occasione trovano in noi agenti di viaggio la possibilità di idee e soprattutto di aspirazioni per permettere la ripartenza del settore turistico. Sono con un pezzo da 90, non solo per l'altezza, ma perché Christian Iosso è uno dei responsabili di United Italia, che ha deciso di ricominciare i collegamenti tra Napoli e New York. Esatto. E questa è un'occasione per presentare agli agenti di viaggio, ai tour operator, questa importante ripresa. Assolutamente, è importante avere la fiducia della ripresa di questi collegamenti, quindi siamo felici di essere qui ospiti di GESAC oggi, con la quale rinnoviamo la partnership in vista del volo Napoli-New York, che riparte a maggio 2022. E una volta arrivati a New York, destinazioni oltre 200, quelle disponibili in connection direttamente sugli Stati Uniti, sul Centro America e sul Caraibi, che è la destinazione al momento più richiesta per il settore soprattutto dei viaggi di nozze. Jean-Luc Leconte è account manager per il Sud Italia di Air France KLM, un binomio di compagnie che amano molto Napoli. Anche voi presenti a questo incontro per raccontare che cosa? Assolutamente, per noi è molto importante di essere presente oggi a questo incontro a Napoli, perché soprattutto viviamo un momento un po' difficile, per cui incontrare le persone di persona, i nostri clienti a trade, è molto importante. Napoli che cosa rappresenta per noi? È molto importante, tra l'altro noi anche in inverno avremo un collegamento sul nostro aeroporto di Charles de Gaulle per tutto l'inverno. Attraverso l'aeroporto di Charles de Gaulle, che è il nostro hub, abbiamo tutti i voli che vanno su diversi continenti. Abbiamo in Europa più di 103 destinazioni, quello è molto importante, e in questo momento puntiamo moltissimo sul Nord America. Abbiamo aperto delle nuove destinazioni e colleghiamo direttamente da Charles de Gaulle più di 15 città in America. E chiudiamo questa nostra carrellata con il direttore commerciale consumer, il dottor Sergio Gallorini, al quale chiediamo di informarci circa la viabilità, perché questa è una informazione che va data non solo agli agenti di viaggio e tour operator, ma anche ai cittadini
che quotidianamente affluiscono sempre di più, fortunatamente, all'aeroporto internazionale di Napoli. Certo, certo. I lavori di riqualifica della viabilità aeroportuale legati alla realizzazione della stazione della metropolitana continueranno anche l'estate a venire. Quindi il suggerimento è quello di organizzarsi bene, prenotando i parcheggi in anticipo e possibilmente anticipando anche un po' l'arrivo in aeroporto, perché fra le procedure legate all'emergenza sanitaria e i cantieri presenti è l'unico modo per garantirsi una esperienza scorrevole fino al nostro aeroporto.